Sì, grazie. Grazie Presidente. Io faccio un po' un intervento, se mi consentite, generale, cioè sfrutto la discussione generale di questa prima delibera per intervenire un pochino su tutte, anche perché farò principalmente degli interventi di metodo. E come ho riportato anche oggi in apertura della Commissione Mobilità, che mi onoro di presiedere, ho trovato un pochino poco rispettosa questa modalità nei confronti dei consiglieri comunali tutti, nei confronti dei consiglieri capitolini, nei confronti dell'Assemblea capitolina, perché le vicende, diciamo così, le vicende contenute nelle delibere di debito fuori bilancio che andiamo a provare sono vicende in alcuni casi anche di una decina di anni fa, ma diciamo così, mi riferisco alle vicende amministrativo-burocratiche, cioè alla lavorazione delle delibere, voglio essere buono, sono 2 o 3 mesi che si parla di questi provvedimenti, che si discute di questi provvedimenti. Io feci anche una commissione mobilità su questo, erano i primissimi giorni di novembre, proprio perché ci eravamo già interessati di questa vicenda e lanciammo anche un pochino un alert, cercando di evitare, chiedendo a tutti di evitare di arrivare al punto invece a cui siamo arrivati oggi, cioè un pochino una pistola puntata. Passatemi la metafora poco carina e poco simpatica sui consiglieri che si sono ritrovati a esaminare degli atti importantissimi in qualche giorno, se non in qualche ora. Le proposte di deliberazione sono state trasmesse il 24 dicembre alle 14. E io anche da presidente di commissione, tra l'altro, anche con giustamente il personale in ferie che comunque non si è sottratto e abbiamo raccolto il materiale, spedito le delibere ai consiglieri, predisposto e protocollato le convocazioni di commissione e così via. E noi consiglieri che ci ritroviamo letteralmente dalla mattina alla sera a esaminare e votare un atto così complesso e così pesante con tutte poi le conseguenze del caso. Quindi, siccome c'è stato un ampio carteggio e confronto con gli uffici che si sono presi tutto il tempo che ritenevano necessario, ripeto, ad essere buoni un paio di mesi, trovo poco rispettoso che invece i consiglieri capitolini, che rappresentano la comunità cittadina, come ci ricorda anche il nostro statuto, e poi si ritrovano in 4 ore a votare atti di questo tipo. Insomma, lo trovo un qualcosa che mi auguro non si ripeta mai più. Ovviamente voglio sottolineare, ma perché ne sono testimone io e penso tutti i commissari, l'intenso lavoro che ha fatto il Dipartimento Mobilità e Trasporti su questi temi, in particolare il dottor Di Lorenzo, che veramente penso ognuno di noi ha imparato ad apprezzare, a riconoscere le capacità in diverse sedute di commissione su questo argomento e anche su altri. Però ecco, Presidente, io ci tenevo a mettere a verbale anche oggi della seduta di Assemblea Capitolina, oltre che a quella di Commissione Mobilità di stamattina, questa modalità che onestamente ho trovato poco rispettosa dell'Aula, e penso sia un qualcosa di oggettivo, perché si sapeva che tanto queste partite andavano chiuse entro la fine dell'anno, ci si poteva e doveva pensare prima. Avevamo lanciato anche degli alert in tal senso, ripeto, con una commissione mobilità i primi giorni di novembre, e invece ci ritroviamo ancora una volta noi a votare tutto dall'oggi al domani. Insomma, io penso nessuno di noi fa il passacarte, ma fa il consigliere comunale che vuole esaminare e confrontarsi sugli atti. Poi ovviamente, ripeto, per senso di responsabilità, ma anche perché crediamo comunque in questa amministrazione e nelle infrastrutture di trasporto della città, abbiamo dato parere in commissione, immagino voteremo anche oggi favorevolmente in aula questi provvedimenti. Mi auguro che ci sia un supporto anche da parte dell'opposizione, perché giustamente anche le opposizioni negli ultimi tempi hanno sottolineato le difficoltà dell'azienda metropolitana e delle infrastrutture. Penso sarebbe utile avere anche, diciamo così, una testimonianza di quanto hanno giustamente riportato nelle settimane scorse anche con il voto in Assemblea Capitolina. Quindi ecco, Presidente, chiaramente poi nel merito le deliberazioni sono state illustrate, ringrazio anche l'assessore Calabrese, e comunque anche lui su questi temi, devo dire, ha fatto un lavoro intenso e difficile. Io ci tenevo a fare un intervento un pochino più nel metodo, e ovviamente poi la mia non vuole essere puntare il dito verso gli altri o verso gli uffici, sappiamo tutti il carico, la mole di lavoro alla quale siamo sottoposti, però è bene che ogni pezzetto dell'amministrazione di Roma Capitale, la parte politica e la parte amministrativa,
collaborino in maniera proficua e rispettosa l'uno degli altri. Grazie.